Siamo in piena emergenza coronavirus e proprio in questo momento medici, infermieri, operatori sanitari, nessuno escluso, sono in prima linea nella battaglia contro il Covid-19, dedicando al proprio lavoro e quindi a tutti noi giornate interminabili, sacrificando famiglia, affetti, vita privata, in silenzio, senza polemiche, con una grandissima passione. Lavorando spesso in condizioni assolutamente precarie, senza dispositivi di protezione molte volte e sapendo che vanno incontro al rischio molto alto di incontrare la malattia. Moltissimi di loro si sono già ammalati, moltissimi di loro in questo momento vertono in condizioni di salute gravi, moltissimi di loro purtroppo sono già deceduti perché hanno anteposto la nostra vita alla loro. E davanti a tutto questo le femministe non sanno fare di meglio che mappare le strutture che hanno dovuto ridurre, a causa dell'emergenza, la possibilità di effettuare l'aborto, pur garantendo a tutti il servizio. Nel fare questa mappatura sta succedendo qualcosa di gravissimo. Le femministe stanno mettendo su internet nomi, cognomi, numeri di telefono, luogo in cui operano gli obiettori di coscienza, quei medici che possono avvalersi della possibilità di essere obiettori di coscienza in virtù di una legge dello Stato. È un fatto vergognoso, è un fatto grave, è un fatto pericoloso, dettato da un'ideologia che ci ricorda tempi che l'Italia non vuole più vedere. Non possiamo applaudire i medici fuori dai balconi e accettare che qualcuno faccia questo schifo. Io mi auguro che qualcuno, le autorità competenti, vogliano censurare in maniera netta questo atto, ma mi auguro soprattutto che tutti noi, che in tutti noi ci sia un senso di rifiuto rispetto a queste azioni. Perché i medici stanno salvando le vite, tutte le vite, tutte le vite indistintamente. Nessuno bollinerà mai una femminista stupida e irresponsabile con un marchio rosso geolocalizzandola su internet. E invece chi salva le nostre vite è costretto a subire questo trattamento.